Grazie Presidente. Come già abbiamo fatto ieri nelle commissioni congiunte, la maggioranza esprimerà il voto favorevole su questa delibera, anche se non l'abbiamo sottoscritta, perché comunque pensiamo che con il lavoro che abbiamo fatto finora, con le mozioni di indirizzo che abbiamo presentato, questa maggioranza andava esattamente nella stessa direzione in cui vuole andare e si propone di andare questa delibera. Quindi ci mancherebbe che noi ci mettessimo a fare in quest'Aula strumentalizzazioni di tipo politico solo come contrapposizione tra forze differenti su un tema così delicato e da noi veramente così sentito. Ma proprio perché, come mi ha detto qualcun altro, questo non è l'atto conclusivo. Noi siamo cittadini prima che essere politici, siamo dei politici acquisiti. Noi del Movimento 5 Stelle non lo facciamo di professione, non lo vogliamo continuare a fare di professione se siamo qui, e perché, come diceva prima la signora nel suo intervento, abbiamo sentito la necessità, forse perché nessuno ci ha mai rappresentati e ascoltati abbastanza, di metterci in prima linea e quindi di assumere noi la responsabilità di fare delle scelte. Ma con questo non dimentichiamo che siamo dei cittadini come chi oggi qui ci viene a chiedere la salvaguardia del Parco del Tintoretto, ma proprio perché nella mia posizione voglio essere chiara e onesta fino in fondo con i cittadini che ringrazio e ho ringraziato già prima per aver portato avanti questa battaglia, dico e lo sottolineo che questa delibera, seppur importantissima, seppur un atto che come gli altri mette in risalto quella che è la chiara volontà politica di quest'Aula, è un atto politico che deve essere comunque trasformato nella realtà. Noi sapete meglio di me che c'è una gara, un appalto in corso, la realtà va avanti e quindi non possiamo fermarci solo alle parole, al dibattito che sì è utile e necessario, e meno male che ci sono ancora delle aule democratiche in cui questo dibattito può avvenire, ma non dobbiamo neanche perdere di vista che poi queste non devono essere parole vuote, parole al vento, come sempre a volte la politica a noi cittadini ci fa l'impressione di fare tante parole e di concretizzare poco. Allora io dico ai cittadini che, come ha detto anche il consigliere Fassina, questo è un punto importante, ma non deve venir meno poi l'attenzione sul tema, perché dopo questa nostra votazione così importante in aula devono avvenire ancora tanti atti che sono sicuramente atti di recepimento e di attuazione concreta e reale di questo nostro indirizzo politico. Quindi non è qui l'atto conclusivo, anche se importante, ma ancora la nostra vicinanza e il nostro ascolto nei vostri confronti continuerà, e qui con questo voto noi, essendo maggioranza di questa aula, ci prendiamo l'impegno di seguire l'attuazione della delibera che oggi andiamo a votare. Grazie.